Buonasera a tutti e benvenuti ad una nuova puntata del nostro Medio Oriente dintorni show. Vi dico già che se ero partito magari nel precedente, cioè nelle precedenti puntate tutto bello allegro, contento, ah sì, li registro questi podcast 100 giorni prima, oggi sono le 9, cioè è il 9 ottobre e sono le 23:11, quindi questo podcast avrà meno di 24 ore. Ma lasciamo perdere questo piccolo dettaglio cretino e andiamo subito un po' al cuore del podcast, appunto. Vi abbiamo parlato in questi giorni di tre libri, di fatto, e oggi invece continuiamo con un altro mezzo sempre artistico, diciamo così, ma che appunto in questo caso si può vedere, ovvero i film. In particolare un film, ovvero Al Mumia, il film più importante del cinema egiziano, e se consideriamo il fatto che il cinema egiziano è stato per lunghissimi anni ed è tutt'oggi il cinema arabo per eccellenza, il più importante e il più conosciuto, beh, vuol dire davvero tanto. Vuol dire che sei veramente nell'alveo dei film più storici e più leggendari in assoluto. Al Mumia è tra l'altro un film di esattamente 50 anni fa, che questa piccola parentesi e poi entriamo effettivamente nel dunque, si può trovare anche su YouTube. Non sappiamo appunto se tutto ciò sia legale o meno, qualsiasi cosa, fatto sta che noi abbiamo visto questo film tutto appunto su YouTube gratuitamente sottotitolato. Non ricordo onestamente se era sottotitolato in inglese o in italiano. Fatto sta, se a uno interessa questa parte di mondo, è obbligato a sapere per almeno un po' di inglese e almeno proprio un poco 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 di francese, quindi dovreste comunque riuscire. Noi abbiamo visto il film senza problemi, anzi, ci è piaciuto moltissimo. Ma di che parla appunto questo Al Mumia? Già il nome, magari qualche mumia che salta fuori, mangia, cose di questo tipo, no, assolutamente no. Le mummie c'entrano, ma in realtà parla di tutt'altro, e anzi decisamente più profondo, non ci voleva molto, e ancora più interessante. Praticamente la storia inizia nel 1881, quando un egittologo che si reca in Egitto, appunto, scopre che che stanno depredando alcune tombe dei faraoni. Organizzata una spedizione, quest'uomo scoprirà che proprio a Luxor, in quei dintorni, c'è una tribù araba, nubiana, molto antica, che appunto sta pian piano spolpando tutto quello che rimane dei tesori dei loro antenati, quindi dei faraoni, vendendo questi oggetti, questi tesori, ai migliori offerenti, per intenderci. Naturalmente cosa gravissima, tra l'altro, per l'Egitto, perché si sta vendendo un patrimonio nazionale a dei privati. Cioè, questo bisogna specificarlo. Intanto noi, ah sì, ma il pezzo lì, quell'anfora antica, vendiamola. Questo dico soprattutto in alcune parti del sud Italia, quelle naturalmente meno evolute, una minoranza estrema, però ogni tanto capita, specifichiamo. Fatto sta che cosa accade a questa tribù? Ad un certo punto muore il capo. I due figli si rifiutano per un certo periodo di partecipare ancora alle scorrerie, appunto, degli altri membri, ma c'è un problema. Ovvero che uno dei due fratelli scompare e l'altro è costretto a scegliere lui cosa fare. Perché se lui confessa il misfatto, confessa il problema, confessa i furti, c'è un grave problema per la sua popolazione. Perché è un popolo che praticamente vive quasi nel deserto, si vede nel film, molto arretrato, che de facto non ha niente, non ha campi coltivati, non ha nulla, al massimo qualche pecora, e quindi questa decisione potrebbe lasciar morire completamente tutto il suo popolo. Al contrario, se lui sceglie di essere invece fedele, tra virgolette, al proprio popolo cioè, e accettare di continuare tutto ciò, starà compiendo un crimine e, vabbè, oltre a fare qualcosa di illegale, ma poi andare a sinceramente, a derubare il morto è comprensibile nel senso che uno egoisticamente dice il morto non se ne fa niente, però è abominevole, ecco, ogni tanto ci mangia le parole. Fatto
Fatto sta che il film è, come vi dicevamo, molto bello, molto interessante. Non vi spoileriamo per due motivi. Il principale in realtà è che non ci ricordiamo il finale, quindi anche per noi in realtà potenzialmente uno spoiler, ma anche perché è un film davvero molto bello. Non è un film da, cioè, non so come dire, noi adesso parleremo proprio a braccio, come si dice ogni tanto, no? Perché forse è la miglior maniera di rendere questo film. È un film che in realtà non è il classico film che ti dovrebbe tenere incollato allo schermo, ok? Di solito il film che ti tiene incollato allo schermo è qualcosa che ha un linguaggio tutto sommato abbastanza semplice, abbastanza comunque immediato, e che non dico per forza ci siano sparatorie e cose di questo tipo, però quantomeno, cioè, deve avere un ritmo anche che si sente, che batte, che va, che è forte. Questo film, al contrario, vi diciamo che ci sono dei punti in cui è proprio è fermo quasi. Però quei punti in cui è fermo, diciamo, oltre a essere ben posizionati, non ci sono mai le robe dove dicevo, oh, ma quando passa, queste cose qui non ci sono mai. Serve tutto a dare solennità. Alla fine si vede che il pensiero iniziale, il pensiero che ha guidato il regista per buona parte dei film è stato appunto quello di riproporre dei fatti storici, perché tra l'altro questo tipo di cose purtroppo è accaduto veramente nell'antichità. Madonna, ci stiamo mangiando proprio ora. È accaduto davvero nell'antichità in alcune parti dell'Egitto, tanto che il regista prende spunto in realtà da alcune cose che aveva letto sui giornali. Ma oltre, diciamo, a dare cioè, appunto, a restituire una situazione vera e tutto, vuole fare anche vedere, fra virgolette, quello che è stato l'Egitto, quello che è stata come potenza, eccetera. No, anche, cioè, questo naturalmente è molto importante per la scenografia, ma la vera chiave di tutto ciò è il dubbio. E infatti abbiamo detto una cavolata prima nel dire che, appunto, è per la solennità anche. La solennità è funzionale al dubbio. In tutto il film, che è a colori, sembra assurdo perché dall'immagine che metteremo non lo capirete, dalle immagini del nostro articolo non lo capirete, ma è un film a colori. Eppure, proprio per scelta del regista, il film, pur essendo a colori, diventa de facto cromaticamente bianco e nero, proprio come l'indecisione che ha il protagonista, perché le scelte sono abbastanza, cioè, non sono ricche di sfumature, come piacciono, come normalmente delle scelte sono. Normalmente tu fai una scelta e sai benissimo che per quanto tu la possa prendere sotto un certo punto di vista, comunque in una maniera o nell'altra ci si infileranno anche 2000 altre cose che renderanno la tua decisione sì bianca o nera, però in maniera minima. Qua invece ti viene proprio riproposta come un qualcosa di definitivo e di assoluto. La gente o morirà di fame, ma sarà onesta, o invece sarà il contrario, ma tra virgolette la dannazione ci sarà sempre. E tra l'altro la cosa particolare è che appunto pure chiamandosi al mumia, quindi la mumia proprio, non è che è il primo vero la mumia mai, ad essere mai uscito, in realtà le mumie e tutti gli altri elementi tipici che possiamo vedere magari in un film con Brendan Fraser, per intenderci, non ci sono, proprio completamente assenti. Non c'è il fatto che c'è l'esploratore bianco, che vabbè, questo è ovvio che non c'è in un film egiziano, non c'è l'esploratore bianco che va mezzo avventuriero, eccetera. Non ci sono uomini strani che saltano fuori da queste tombe, non ci sono mummie che fanno cose strane, non c'è niente di tutto questo. La mummia che si vede mi sembra che sia quella che di fatto viene derubata. Questo è tutto. Ma al mumia è proprio perché è come se stesse raccontando quella parte di Egitto, quella storia di Egitto, quel momento storico particolare, cioè, al mumia perché appunto parla dell'Egitto di fatto e parla di quei fatti, quelle aree, quei luoghi particolari che in realtà sono fortemente collegati, molto di più della parte nord. Io non sono mai stato in Egitto, quindi
se siete mai stati in Egitto, voi invece vi sarete accorti che anche all'interno dello stesso Egitto ci sono comunque moltissime differenze, e soprattutto si vedono fra il nord e il sud. Se uno va al nord, per intenderci, dove c'è il Cairo, dove c'è Alexandria, dove c'è Suez, dove ci sono tutte queste città, vedrà un certo tipo di Egitto, un Egitto che, per carità, è comunque molto legato alla sua storia egizia, appunto, è comunque molto legato alla sua storia greca, romana, eccetera, ma comunque, diciamo, essendo il cuore pulsante di fatto del paese, alla fine, cioè, è collegato anche moltissimo al mondo arabo, è collegato moltissimo anche al mondo turco, perché non dimentichiamo che i turchi sono stati lì un sacco di anni, eccetera. Ha avuto comunque anche influenze addirittura inglesi, ha avuto influenze francesi nel poco tempo che sono stati. Insomma, c'è un accrocchio di roba, mentre il sud, essendo storicamente meno importante, di fatto ha mantenuto molto di più tutte le tradizioni egiziane o comunque africane, anche perché, appunto, questo per intenderci, non vorrei dire adesso 2000 premesse, eccetera. Comunque, mi sembra che gli egiziani, proprio come popolo, effettivamente discendano anche, cioè non sono semiti per intenderci, non sono come arabi ebrei, anche se sono effettivamente vicini geograficamente, ma il popolo egiziano, quello che per la cronaca a cui apparteneva Cleopatra, a cui apparteneva Tutankhamen, è un popolo che ha molte più similitudini con gli Amazigh, con i berberi, con le popolazioni del sud, con i sudanesi stessi. Motivo per il quale la Nubia, che è dove appunto viene girato il film, è comunque anche all'interno dello stesso Egitto ritenuta un po' come una cosa a parte. Non nel senso che sono meno egiziani, ma nel senso che ci sono gli egiziani e i nubiani. Che non è adesso uno. Ah, quindi è una popolazione diversa, fammi capire un po'. No, 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 sempre egiziani, ma che inevitabilmente per 2000 motivi diversi, vuoi anche ad un isolamento tecnico, perché se tu vivi di fatto in un territorio che dipende da un fiume, è chiaro che quando il fiume già solo c'è un piccolo blocco, oppure non passano le barche, eccetera, vieni isolato, tanto più se magari non vivi proprio fisicamente sul fiume, ma magari vivi anche già solo 1 chilometro di distanza, diventa complicato avere rapporti con un'altra civiltà, cioè con la tua stessa civiltà magari, però più lontana, diventa tutto un po' più complicato. E motivo per il quale la Nubia è sempre stato, per carità, sempre all'interno dell'Egitto, sempre parte dell'Egitto, sempre egiziani, tutto quello, però considerata una cosa un po' diversa. E niente, in realtà ce l'ho infilato dentro, così ho fatto anche un po' un contesto geografico. Piccola particolarità. Questo film, che appunto è ritenuto il capolavoro nella storia proprio del cinema egiziano e del cinema arabo, ha avuto anche un tocco italiano, diciamo così, perché uno dei produttori fu Roberto Rossellini, che è stato un celebre e importantissimo produttore italiano, e la colonna sonora venne curata dal compositore milanese Mario Nascimbene, che è considerato uno dei compositori più importanti della storia del cinema italiano e mondiale. Tra l'altro, e questa è un'ultimissima piccola considerazione che sto aggiungendo al film, che di fatto in realtà ho finito da tipo 2 minuti. Vabbè. Volevo farvi considerare questo. Se voi andate a vedere la storia dell'Italia, la storia del cinema, banalmente, no? Vi accorgerete che all'incirca una trentina di anni fa, adesso aspettate un attimo perché non mi ricordo, una cinquantina di anni fa, più o meno, il cinema italiano viveva gli anni 60, che era il suo momento più florido, il suo momento più bello, il suo momento più celebre, più importante, tanto che tutt'oggi io sono stato ad una conferenza di questo regista iraniano, e lui diceva che ancora oggi i registi iraniani prendono fortissimamente spunto da quel periodo storico del cinema italiano, proprio perché è considerato il top del top del top del top, cioè proprio una cosa dove se tu non sai quello, puoi fare il regista. Ok. In quello stesso periodo c'era il grande exploit del cinema egiziano, perché questo album, appunto, è proprio di 50 anni fa, periodo appunto il quale Roberto Rossellini
operava anche nel cinema italiano, così come questo nasce in bene, eccetera. Io ho sempre pensato, e questo penso che lo pensiate anche voi, cioè lo pensate anche voi, non è che dovete pensare a quello che dico io, però che sia abbastanza evidente che sia molto interessante. Il mondo arabo, cioè il mondo egiziano, ha avuto per qualche strano motivo degli exploit che io non mi so spiegare. Infatti, una delle cose che più mi interesserà in futuro è proprio capire perché ci sono queste somiglianze proprio cronologiche. Cioè, l'Egitto ha avuto il suo film più importante di tutti 50 anni fa, quindi nel 69. Nel 69 era anche, come abbiamo detto, un periodo d'oro del cinema italiano, cosa che poi è durato. Cioè, non legatelo soltanto a questo, ma legatelo anche ai precedenti episodi. Se voi avete visto il nostro ultimo articolo, che è uscito proprio il 9 dicembre, tra il 17 e il 52, vi parliamo proprio di questo, ovvero come si è cambiata la percezione da Mahfouz, che questo non c'entra niente in letteratura, però scusate, sto facendo una piccola parentesi perché avevo questa roba da dire, quindi la sto cacciando qua. Tanto è abbastanza collegata. Mahfouz vive in un periodo molto più lungo e quindi nel quale lui vede sia il massimo dell'Egitto come cultura, come popolarità e tutto, che è Nasser, che è tra l'altro appunto dagli anni 50 fino ai primi degli anni 70, quindi effettivamente anche un periodo d'oro per l'Italia. E lui appunto fa questo testo nel quale dice di fatto: ah, come era bello prima, ancora di più lo spirito arabo storico antico, no? Questo è abbastanza easy, perché in quel momento lì c'era Sadat, quindi Sadat in un certo senso ha tolto quella magia al mondo egiziano e ha iniziato un po' più a normalizzarlo, tra virgolette. Ed è una cosa che io non l'ho vissuta all'Italia in quel momento lì, però suppongo che quantomeno per la prima parte di Sadat sia tutto sommato stata abbastanza simile. Poi arriva Mubarak e lì vediamo le somiglianze invece con Berlusconi in realtà. Naturalmente Mubarak era uno che faceva ammazzare la gente, eccetera. Berlusca non c'è mai arrivato con tutto l'odio che si può avere, eccetera. A quei livelli lì, no. Però è inevitabile, è indubitabile che proprio in contemporanea si assume cioè, si assiste ad un periodo di sempre maggior disillusione che poi collimerà con le Piazza Tahrir, per intenderci. E trovo che questa somiglianza sia veramente, cioè, questo destino comune in un certo senso, che abbiamo visto vale sia per il cinema, e poi ve l'ho spiegato brevemente, sicuramente ci saranno 2000 occasioni di approfondire, e se avete da consigliarmi dei film che sono disponibili in italiano o almeno in inglese, consigliatemi perché li guardo con piacere, prima o poi, speriamo più prima che poi. Però penso che sia davvero interessante queste somiglianze e che potrebbero e che sono molto significative perché non lo so, vorrei scoprirlo. Questa è una delle cose che più mi interessa. Scusate se vi abbiamo preso moltissimo più tempo di quello che era dovuto, alla fine il film ha durato 5 minuti, quello che dovevo dire. Spero comunque di non avervi annoiato, spero di avervi dato gli spunti. Anche in questo caos, in questo vomitarvi quasi, no, vi devo per forza dire sta roba qua. E noi comunque ci vediamo domani, domani invece vi prendo un consumo. Speriamo che vi sia piaciuto tutto, eccetera. Seguiteci Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, chi più ne ha più ne mette, ormai sono stanco quasi di dire su quante piattaforme siamo. Molto probabilmente domani non uscirà niente come articolo, improvvisamente una cosa tremenda, drammatica, ma dovevamo vedere un film. Siamo usciti, siamo andati da un'altra parte a fare tra l'altro una cosa utile perché è l'incontro Palestina con un ospite importante, però di fatto non siamo stati a casa, non abbiamo visto nessun film e quindi è molto probabile che domani non esca proprio niente, uscirà solo questo. Vediamo, speriamo di no. Noi ci vediamo alla prossima e appunto ci vediamo domani con Umm Kulthum. E ricordatevi che settimana prossima si parla di Siria, tra l'altro non sapevamo di questo così imminente attacco di Erdogan, che si sta avvolgendo in questo momento, quindi sicuramente ne parleremo. Alla prossima!